Eminenza, quanto è ancora attuale il tema della prudenza? È attualissimo perché ce n'è poca in giro. Ecco, oggi se ne parla qui nella terra di San Tommaso d'Aquino. Sì, che ha meditato molto su questa grande virtù e spero che tutti quanti riusciamo a riscoprirla. Oggi rinnoviamo la tradizione che ha visto la città di Roccasecca protagonista il 7 marzo anche nell'organizzazione di momenti di studio, e questo è un momento importante, con dei relatori autorevoli, tra l'altro con la partecipazione anche del cardinale Bagnasco, che sicuramente saprà insomma manifestare la sua vicinanza a San Tommaso e la sua profonda conoscenza del dottor Angelico. Professore, un convegno importantissimo da alto profilo. Sì, si tratta di un convegno su un tema fondamentale del pensiero di San Tommaso, il tema della prudenza. La prudenza come fulcro della vita morale, la prudenza anche come criterio essenziale della vita civile. Questo convegno di livello universitario prelude ad una serie di iniziative volte a approfondire il pensiero di San Tommaso e a farlo conoscere, a partire in specie dai luoghi che lo hanno visto nascere. Poi sono lieto di questa giornata intensa in cui preghiamo San Tommaso d'Aquino. Lo ricordiamo non come un pezzo di museo, ma al contrario come un santo di grande attualità. Come dicevo stamattina nell'omelia, più siamo lontani nel tempo da lui, più abbiamo bisogno di lui, perché il nostro tempo, la nostra cultura, parlo di quella occidentale che respiriamo tutti, al di là delle cattedre accademiche, ma nell'aria diffusa, ci invita ad avere poca fiducia nella ragione, a considerare la ricerca della verità dei fini, anzi del fine ultimo della vita e dei valori del bene e del male, della verità e del falso, della giustizia e della ingiustizia, a considerare i valori morali, dicevo, quasi una questione oziosa, come diceva Marx oppure Comte e tanti altri.